Assessore Scoleri, lei ha relazionato sul rendiconto esercizio 2013, quali sono i punti qualificanti? Allora, oggi finalmente dopo 3 anni il Consiglio Comunale di Guardavalle ha espresso parere nelle date previste per quanto riguarda l'approvazione del bilancio del conto consuntivo. Infatti la scadenza prefissata era il 30 aprile e oggi il Comune di Guardavalle, il Consiglio Comunale ha deliberato in data 28 aprile proprio l'approvazione del conto consuntivo. Diciamo subito che negli ultimi 3 anni è la prima volta che si approva il conto consuntivo nei termini di legge, dopo i 4 bilanci approvati dopo l'annullamento del dissesto e il piano di riequilibrio. Quindi questa amministrazione negli ultimi 5 mesi ha approvato 5 bilanci, mentre l'amministrazione precedente non è riuscita nel 2 anni e mezzo a portare in Consiglio Comunale un solo atto amministrativo per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Questo consuntivo ci permette naturalmente di andare avanti nel nostro progetto, che è quello di risanare l'ente. Infatti presenta un avanzo di competenza di circa 500.000 euro che ci consente di cercare di tamponare e di ridurre le problematiche che ci sono, che sono 2 principalmente: uno il disavanzo di amministrazione e l'altro la riscossione dei residui. Infatti dal riaccertamento dei residui sono stati eliminati i residui attivi, quindi migliorativo per il piano di riequilibrio di circa 120.000 euro. La differenza tra 180.000 euro va a risanare il disavanzo che noi ci riportiamo dal consuntivo 2011, che allo stato attuale è di un milione di euro. Il nostro piano di riequilibrio, che prevede proprio lo smaltimento e quindi il ripristino della normalità e quindi della copertura del disavanzo in 10 anni, noi speriamo nel giro dei prossimi 3 anni, sempre con un avanzo del genere, a risanare prima il comune, quindi prima dei 10 anni, e chiudere il piano di riequilibrio nel giro di 3-4 anni. Sì, un Consiglio Comunale molto importante, avete adottato provvedimenti che in effetti vanno verso il risparmio dei cittadini che devono pagare le tasse, tra questi molto importanti le 2 revoche che sono state fatte. Sì, abbiamo un attimino revocato alcuni atti ufficiali fatti dalla Commissione straordinaria, che erano quelli di ridurre l'onere di urbanizzazione e anche la riduzione dei delitti di segreteria. 2 atti importanti che vanno sul discorso di essere vicino alla gente e dare la possibilità alla gente anche di investire, perché vanno proprio a toccare il campo dell'edilizia, il campo che è praticamente fermo da 2 anni. La nostra sensibilità è andata proprio su questo aspetto. Voi avete fortemente criticato il comportamento sia del consigliere Montepaone di minoranza che di Purri, che in effetti Montepaone ha votato contro il rendiconto. Ma sì, dall'opposizione, al di là delle cose che vengono dette, la disponibilità, la collaborazione, poi alla fine negli atti concreti che sono poi questo Consiglio Comunale si vota sempre contro, quindi si dimostra anche quella maturità politica che ci dovrebbe essere. Siamo in un momento particolare, bruttissimo per quanto riguarda le risorse economiche di tutti i comuni d'Italia, e dove rientra anche Guardavalle. Certo, avere anche un aiuto concreto dalla parte della minoranza è cosa buona, però poi negli atti concreti, che è quello della votazione, si votano sempre il contrario di quello che dicono. Lei ha accennato anche alla ricorrenza del Cardinale Cerleto e ha risposto anche pesantemente al consigliere Montepaone. Ah sì, quando ti accusano che non sono stati coinvolti la comunità, non è una cosa vera, e l'ho già detta, perché noi nell'evento del Cardinale Cirleto abbiamo coinvolto la Proloco, la Chiesa, le suore, il Vescovo, il Vaticano, le congreghe, insomma abbiamo coinvolto tutto quelle figure istituzionali che ci sono a Guardavalle, anche fuori, quindi siamo arrivati anche al Vaticano. Quindi manca solo quella collaborazione da parte dei 2 consiglieri di minoranza, ma ancora non abbiamo concretamente stilato il programma degli eventi. È un lungo programma di eventi che si snoderà per tutto il 2014, e quando sarà il momento saranno coinvolti. Lei ha avuto anche un incontro con l'assessore Caligiuri?
Ne abbiamo avuto diversi incontri in assessorato con l'assessore Caligiuri, anche perché l'evento del Cardinale Sirletto è uno dei tre eventi qualificati e storici della Calabria. L'assessore Caligiuri ci ha coinvolto, stiamo lavorando insieme, abbiamo predisposto un comitato scientifico con personalità di alti rilievi tranne uno, e quindi adesso lavoreremo per stilare il programma. Lei ha fatto anche il nome, perché avete annullato una delibera fatta dalla precedente amministrazione in cui inserivano anche il professor Nisticò. Certamente, e lo ripeto qua, che adesso ho anche l'opportunità di arrivare nelle case della gente, soprattutto spero anche alle orecchie del professor Nisticò. Il professor Nisticò non è gradito né alla comunità di Guardavalle, né all'amministrazione, né tantomeno al sindaco. Non è stato scelto da me, è stato scelto dall'assessore Caligiuri, perché è arrivato la richiesta e il curriculum da parte di questo professore. Ma questo professore dovrebbe innanzitutto chiedere scusa alla comunità di Guardavalle, perché ci ha preso come un paese, chissà, di burattinai, perché qua non c'è la cultura, qua non c'è la storia, qua non c'è nulla. Qua dalle sue dichiarazioni dice che siamo buoni solo a organizzare la festa delle melanzane. Noi sappiamo organizzare le feste, gliel'ho già detto pubblicamente, ma sappiamo anche organizzare eventi importanti, e quella del Cardinale Sirletto sarà uno di quegli eventi veramente importanti e curati nei particolari. Quindi quantomeno dovrebbe chiederci scusa, visto che poi ha insistito anche a far parte del comitato scientifico, ma non per quanto riguarda l'amministrazione comunale, ma la regione Calabria.